Il sorriso del piccolo Michele è la forza di mamma Erika. Ad un certo punto della loro vita hanno dovuto fare i conti con una malattia rara dal nome impronunciabile, nota come sindrome di San Filippo, di cui il piccolo è affetto. Insieme stanno imparando ad affrontare la quotidianità che cambia. Michele, nonostante tutto, è un bambino sereno. Erika è una giovane mamma consapevole e determinata. La malattia va avanti, limitando le cose che il figlio può fare, lei trova altre strade per continuare a vivere nel modo migliore possibile e lui la ripaga con la sua vitalità. La loro storia arriva da Sala Consilina e, come quella di tante altre famiglie in giro per l'Italia e per il mondo, parte da una scoperta improvvisa. È una malattia neurodegenerativa, la sindrome di San Filippo, una mucopolisaccaridosi. Più o meno sono uno su 100.000 nati, quindi diciamo che è abbastanza rara. Perdono la capacità di parlare, di camminare, di deglutire. Nascono, diciamo, sani. E poi dopo i 3 anni più o meno si cominciano ad avere le prime difficoltà. Quando lo hai capito? Verso i 3 anni, perché Michele parlava, cantava, era autonomo. E dopo i 3 anni ha cominciato a non parlare più, a portare di nuovo il pannolino, avere difficoltà motorie. E adesso che ha 9 anni ha anche difficoltà nel deglutire. Quanto è stato lungo l'iter per arrivare a scoprire di che cosa si trattava? Sono stati 6 anni lunghissimi. A Michele è stata tardiva la diagnosi, l'abbiamo avuta soltanto il 2 marzo, a Roma, all'ospedale La Sapienza. E all'inizio si parlava di mucopolisaccaridosi e io non sapevo nemmeno il significato di questa parola. Poi, appunto, sindrome di San Filippo di tipo A. Documentandomi su internet ho cercato subito un'associazione su Facebook, mi sono confrontata subito con altre mamme e ho capito la gravità della malattia. E adesso fai parte di questa associazione che è una grande famiglia. Sì, siamo veramente una famiglia, si parla la stessa lingua. E quindi chi più di loro nei momenti di crollo ti può stare vicino. Poi c'è la presidentessa Katia, che è una persona veramente squisita ed è quella che dà forza a tutti. Abbiamo detto che questa è una malattia neurodegenerativa, com'è la vostra quotidianità? Cerchiamo di renderla il più possibile normale, come tutti gli altri bimbi. Va a scuola, campo estivo, usciamo, parchi, divertimenti, cerchiamo il più possibile di farlo ridere, di farlo divertire, di farlo stare sereno, nonostante le sue difficoltà. Dove la trovi la forza? La domanda più semplice che mi hai fatto. I suoi sorrisi sono la mia forza. Infatti, anche quando mi si chiede di cosa hai paura, di non vederlo più sorridere. Non ho tanta paura di perderlo, ma di non vederlo sorridere.